secondo banco, vicino alla finestra, stava Simonetta. Allegra, responsabile, aggraziata. Suo padre vedeva spesso che sembrava uscita da un dipinto. Era l'orgoglio del papà Simonetta e della mamma. Certo, alle volte in casa c'erano piccole tensioni. Bastava un brutto da scuola a rabbugliare tutti per qualche ora. L'arrabbiatura era però breve. Nessuno poteva sopportare di vedere il sorriso spento su quel visetto così grazioso. Bastavano un abbraccio e la promessa di impegnarsi maggiormente il domani, per risolvere tutto. A quel punto il papà batteva un martelletto sul tavolo della cucina e proclamava: a inizio l'interrogatorio, che cosa vuole confessare oggi l'imputato? La fotosintesi clorofiliana, rispondeva sorridendo Simonetta. Suo padre era magistrato e aveva inventato il gioco del processo per divertirla quando la interrogava sulle lezioni di scuola. Mi dica dunque tutto quello che sa. Chi è il colpevole? Le foglie con la complicità della clorofilla. Sono loro a catturare la luce del sole per trasformarla in linfa, cioè in energia per la pianta. E dove è nascosta la refurtiva? Il bottino non è nascosto, signor giudice, ma proprio qui, sotto i suoi occhi, anzi, dentro al suo naso. Infatti, quello che l'albero prende dall'esterno non lo tiene per sé, ma noi ne restituisce una parte sotto forma di ossigeno. Per questo è importante avere pochi foreste insalubri sulla terra, per respirare bene. Allora, come sarà andata? La corte si è clemente. L'imputata Simonetta è assolta e libera di uscire a giocare. Evviva! Ma prima ti voglio raccontare una cosa anch'io. Dimmi papà, è una cosa emozionante riguardo al tuo lavoro? Simonetta adorava ascoltare le storie del padre, che spesso prendevano spunto da fatti reali di cui era venuta a conoscenza grazie alla sua professione. Quello di cui ti voglio raccontare, di parlare, riguarda in un certo senso la clorofilla. Oh no, non basta quello che dice il libro? Certo che basta per l'interrogazione. Tu alla fine hai aggiunto una cosa essenziale. Hai detto che è importante per noi, per il nostro benessere, per poter contare su un ambiente sano e con tanto verde. Certo, me lo ricordo. Anche questo è scritto sul libro. Ecco, purtroppo qui nella nostra regione ci sono persone che quel capitolo non hanno studiato a dovere. Probabilmente non avevano un insegnante esigente come tua mamma. E allora? In questo periodo la polizia sta scoprendo che molte delle campagne qui intorno sono state inquinate con rifiuti pericolosi, nascosti sottoterra anziché smaltiti in appositi impianti. In quelle campagne le piante non crescono più, oppure, ancora peggio, danno frutti a loro volta inquinati e quindi velenosi per l'uomo. Le stesse persone versano poi altri rifiuti nel mare, uccidendo o rendendo tossici i pesci. È terribile, e che cosa si può fare? Per ripulire la terra e l'acqua serviranno molti anni purtroppo. Ma intanto noi cerchiamo di capire chi è stato per evitare che non lo facciano di nuovo. E ci state riuscendo? Non è semplice. Non almeno come beccare uno che butta la lavatrice rotta nel suo orto. Dal suo banco, vicino alla finestra, Simonetta guardava gli alberi del cortile e ripensava alla storia raccontata dal padre. Lui era una specie di supereroe e così tutti i rappresentanti delle forze di polizia che lavoravano al suo fianco. Si sentiva protetta, che avvelenava le terre e rubava e minacciava e teneva interi quartieri nella paura, sarebbe stato contento di liberarsi di lui e di tutti quelli che, come lui, lavoravano per ristabilire la sicurezza e la giustizia in città. Ogni mattina Simonetta abbracciava forte il papà, sul portale della scuola, e gli raccomandava di fare attenzione. Il papà, ricambiando l'abbraccio, le rispondeva sorridendo che era lei a dover stare attenta, attentissima, anzi alle lezioni del giorno, perché la sera l'avrebbe interrogata di nuovo. Quella domenica padre e bambina avevano scelto di fare una gita al mare. La giornata era stata radiosa e senza vento, perfetta per nuotare e raccogliere conchiglie. Tornando a casa, i capelli ancora umidi di Simonetta svolazzavano leggermente fuori dal finestrino, spargendo odore di salsedine. Al primo scoppio, il papà aveva pensato a un problema della gomma dell'auto.
ma al secondo aveva capito e distinto si era piegato in avanti, cercando di spingere al riparo del cruscotto anche la bambina. La sua testolina aveva obbedito subito, piegandosi docilmente e anzi lasciandosi quasi cadere. Poco dopo gli spari erano cessati, le moto che li avevano affiancati scomparse oltre la curva. Il papà aveva dolcemente sollevato il capo della piccola, ma quel bel volto non si sarebbe mai più sporto a bere l'aria dal finestrino, né dalla finestra della classe, verso il cortile. I supereroi nella realtà hanno dei figli, e come? Poi a volte non ce li hanno più. Sembrava che in quella classe mancasse all'improvviso l'ossigeno, come se la clorofilla fosse stata rubata. Simonetta Lamberti, di Cava dei Tirreni, figlia del magistrato Alfonso Lamberti, è morta mentre viaggiava in auto col padre, vero obiettivo dei sicari, che invece è sopravvissuto all'attentato. Aveva 11 anni, era il 1982.